Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi partiamo, come avevamo detto, con le puntate, quelle un po' più cicciose, anche se questa, visto che sarà la prima, sarà un po' più rapida, così da darvi un po' modo di abituarvi ai miei 50 minuti di speciali, ok? Questa volta saremo rapidi perché parliamo di una serie TV, quindi, come sempre, ci faremo la domanda più importante, ossia, come mai voglio vedere questa serie? La serie di cui stiamo parlando intanto è Mars, una serie Netflix che in realtà nasce dal National Geographic Channel, quindi una serie che è un po' un documentario e che parla della possibilità di colonizzare Marte, il famoso pianeta rosso di cui abbiamo sentito parlare ovunque, dalle serie TV alla fantascienza in genere, sotto milioni di sfumature possibili. Marte è sempre stato un pallino, ai tempi dei Greci era addirittura una divinità, insomma, un pianeta che ci è sempre frullato nella testa. E questa serie ci dirà, ma quanto è fattibile l'esplorazione su Marte? Quanto è fattibile stabilire lì una colonia? Quindi la domanda a cui risponderemo oggi è: perché dovrei spendere 5 ore della mia vita che non torneranno mai più per guardare Mars? 5 ore perché stiamo parlando solo della prima stagione. Ora a breve dovrebbe uscire, o forse è già uscita in America la seconda, ma su quella non mi esprimerò. Comunque sia, eccovi i 4 punti per cui io ve la consiglio. Punto numero 1. È una fusione tra fantascienza e divulgazione. Una serie che quindi è un po' un documentario, ma che al contempo si tinge di elementi appunto tipici della narrazione di fantascienza. Perché? Perché è girata come se fosse un po' di entrambe le cose. Quindi una sorta di docufilm, diciamo, che si svolge su due linee temporali. Una che è praticamente la nostra, quindi l'attuale, 2016 in realtà se ricordo bene, che è quando è uscita in America la stagione, e una è nel 2033, se ricordo con esattezza l'anno. Anno in cui parte questa ipotetica prima missione per colonizzare Marte. E quindi questo ibrido è molto particolare, è qualcosa di diverso. E riesce a coniugare proprio la divulgazione, in senso assoluto, con invece quei pensieri più fantasiosi che solitamente siamo abituati a vivere e a vedere proprio nella fantascienza. E questo ci conduce diretti diretti al secondo punto, che in realtà è collegato al primo come tutti i prossimi. Ossia, questo ibrido è molto interessante, è un ibrido che sfuma bene i contorni di entrambe le situazioni e quindi sembra quasi di vedere, poi oggigiorno siamo anche abituati a quei film che fingono di essere delle storie vere e quindi è proprio interessante, è interessante l'idea da parte del National Geographic di voler tentare qualcosa di diverso che poi è approdato su Netflix e che quindi ci dà un prodotto che a suo modo è un po' unico. Perché? Punto numero 3. Da una parte abbiamo una divulgazione ben realizzata, con gli interventi di varie persone, persone che hanno partecipato al volo dell'Apollo 11, persone che, come Elon Musk, che è attivissimo nel lavoro su quanto riguarda i razzi spaziali, quindi persone che ci credono fortemente e che danno un sapore divulgativo che funziona e soprattutto aggiunge un interesse. Personalmente lo spazio mi ha sempre affascinato, sono un grande fan della fantascienza. Ma quando si parla di documentari magari sullo spazio, non è che sia sempre così interessato. E invece qui sono stato catturato perché tutto è montato bene. L'idea di inframmezzare appunto queste due linee temporali, di saltare da una all'altra, ci rende anche la divulgazione, quella che magari potrebbe annoiare alcuni di voi, invece è scorrevole, parte di una narrazione più ampia, più fantasiosa, che quindi riesce a catturarci. E infatti arriviamo al quarto ed ultimo punto. Il lato umano che prende un po' dalla fantascienza e un po' anche dalla divulgazione, perché ancora una volta la componente drammatica, narrativa legata ai personaggi è ovviamente inventata, ma per fare questo volo, questa invenzione, questo diciamo parallelismo, ecco, narrativo, loro si sono poggiati chiaramente su delle basi solide che sono state studiate per gli scienziati, dagli scienziati, non per gli scienziati, in realtà da e per, visto che si parla di un lato emotivo e quindi di come noi esseri umani potremmo vivere un viaggio spaziale così lungo, potremmo vivere l'isolamento di Marte, il vivere in un ambiente che è ostico sotto tutti i punti di vista. E sia ben chiaro che questa serie non le manderà a chiamare, vi farà vedere quanto è difficile l'idea di colonizzare Marte. Ma aggiunge anche un po' di pepe nel dire, cioè, vale la pena. Vediamo tanta gente che non vuole fare altro che fare quello che l'essere umano fa dall'inizio dei tempi, ossia esplorare, andare in giro per il mondo.
Ora, la cosa bella è proprio questa, quindi vedremo delle persone che dovranno gestire delle situazioni emotive interiori che non sono facili e che però, dicevo, si basano su dati scientifici. Sono stati fatti degli studi prendendo ragazzi che magari erano il perfetto team da mandare nello spazio, isolandoli per tantissimo tempo per vedere cosa succede alla psiche umana, a quali livelli, a quali rischi si può arrivare. Perché paradossalmente, anche in un viaggio scientifico così importante in cui uno dice la razionalità sarà sicuramente la prima cosa, in realtà noi siamo esseri fatti anche di emozioni e quindi dobbiamo fare conto anche con questo. Ecco che quindi Mars, con questi pochi elementi, riesce a introdurre un sapore diverso che prende tutto ciò che ho fin qui detto e lo innalza ulteriormente, dandoci quindi comunque una narrazione che, pur se forse un pelo prevedibile in certi suoi passaggi, riesce comunque a coinvolgerci. E questo è l'ultimo punto. Oggi, come avete visto, siamo andati rapidissimi, stiamo partendo in scioltezza, ma tranquilli, per quelli che amano le puntate molto lunghe arriveranno anche quelle. Detto questo, io vi invito quindi a vedere Mars, avete visto qui i miei 4 punti, vi invito qui sotto a scrivere i vostri punti se l'avete vista, perché consigliarla agli altri o a consigliare come sempre qualcosa da vedere, sia film, serie TV, qualunque cosa. Oltre questo vi ringrazio come sempre, vi invito a condivisioni, iscrizione al canale, vi invito sempre alla pagina Facebook che è il mio canale di sfogo principale per gli scambi diretti e nulla, ci si vede la prossima volta. Ciao ragazzi ed alla prossima!